Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel con una nuova puntata dedicata al programma Cilento Focus. Oggi ospitiamo in web conference due medici, il dottor Enzo Sica, medico di medicina generale e coordinatore dell'AFT, Aggregazione Funzionale Territoriale Capaccio Pestum, e poi il dottor Pasquale Capano, pneumologo e responsabile del reparto di medicina respiratoria dell'Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Ben trovati. Grazie. Buonasera, grazie per Grazie l'invito. buonasera a tutti. a voi per aver accettato, ecco, di intervenire nel nostro programma e soprattutto per dare informazioni dettagliate che riguardano questo periodo non proprio felice che stiamo vivendo un po' in tutto il mondo. Allora, iniziamo subito con il dottor Enzo Sica, medico di medicina generale, che magari ci può fare un aggiornamento anche per quanto riguarda l'andamento dei contagi per quanto riguarda il nostro territorio, il Cilento, e poi potremo entrare nel dettaglio sull'importanza del vaccino, dottore Sica, il vaccino, mi riferisco al vaccino anti-influenzale. Certo, io saluto tutti, vi ringrazio per questa vostra attenzione e soprattutto rinnovo i complimenti per la vostra sensibilità. Si parla su scala nazionale, su scala territoriale, voi ci date la possibilità di approfondirci per quelle che sono le nostre problematiche. Ahimè, siamo nella fase della ricaduta, avremmo voluto non esserci. Nella prima fase ci siamo incontrati, abbiamo discusso, lì parlavamo di una casistica molto limitata. Adesso si parla di numeri di 50, 60, 70 casi per comune di positivi. Grazie a Dio la gran parte di questi pazienti sono a casa con pochissimi o addirittura senza sintomi. Il livello medio di età è molto basso, si parla di giovani, di ragazzi, qualche anziano, però fino adesso è andata abbastanza bene. Abbiamo avuto a Capaccio due decessi. Si parla di persone molto anziane. Il fenomeno quindi è entrato nel nostro territorio. Noi medici di medicina generale stiamo toccando con mano quella che è la realtà di positivi che stiamo gestendo a casa. Come lo stiamo facendo? Lo stiamo facendo in maniera indiretta attraverso la telemedicina, attraverso il consulto costante. Il tampone ovviamente viene seguito dall'USCA, vi è una gestione indiretta attraverso l'USCA per quelli che sono i parametri fondamentali che vanno gestiti e controllati. Io per quello che mi riguarda e ovviamente anche gli altri colleghi, abbiamo organizzato i nostri ambulatori sempre nella stessa identica maniera. Siamo attentissimi a tracciare le persone che vengono nel nostro ambulatorio. Ecco il motivo per cui occorre che le visite siano fatte attraverso l'appuntamento. Le persone debbono essere tracciate perché se fra 15 giorni, fra 20 giorni vi è una situazione da controllare, noi dobbiamo sapere quel giorno il nostro ambulatorio chi ha circolato. Quindi è necessario che chi prenota sia la stessa persona che poi in effetti viene in ambulatorio perché deve rimanere traccia della sua presenza. Occorre che chi prenota ad un determinato orario venga a quell'orario, non prima, per evitare situazioni di affollamento. Insomma, tutte le procedure che abbiamo seguito nella prima fase oggi ci ritoccano, però oggi noi abbiamo la casistica a doppia cifra all'interno del nostro territorio. I motivi sono cluster nella gran parte dei casi familiari, sono contagi che sono avvenuti nelle feste, di compleanno, insomma, ci sono questi casi che stiamo studiando. Grazie a Dio, ripeto, è tranquillizzante il fatto che si tratta di casi asintomatici o pausi asintomatici, sindrome respiratorio nella gran parte dei casi. Tuttavia, il livello di guardia, io dico, deve essere non alto ma altissimo, perché il virus circola nei nostri territori, abbiamo coscienza di queste, dobbiamo prendere coscienza di questa situazione, mentre prima ritenevamo un fenomeno milanese, cinese all'inizio e poi successivamente che riguardava altri territori, oggi dobbiamo avere coscienza che ci riguarda molto 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 da vicino. Stiamo operando, ecco, interfacciandoci noi medici di fase. Lei parlava dell'AFT, io faccio capo ad un'aggregazione funzionale, cioè ad un'associazione, associazionismo che è riconosciuto a livello regionale di medici. Siamo 18 medici nel territorio di Capaccio Pestum. Ci interfacciamo quasi quotidianamente per i dati, ma anche e soprattutto per quelli che sono i protocolli per la gestione territoriale. Sono in affanno le USCA.
gli uffici territoriali che sono deputati, sono praticamente stati organizzati per eseguire i tamponi, ma anche per gestire a casa, a domicilio, pazienti positivi, sono in grande affanno, hanno difficoltà nell'eseguire con velocità il tampone. Una volta che noi facciamo le segnalazioni, vi sono tempi morti, io ritengo ancora anacronistici rispetto a quelle che sono le necessità di prevenzione. Se noi segnaliamo oggi, occorrono da 48 anche più ore perché il paziente possa essere sottoposto a tampone molecolare. Per cui molti nostri pazienti rifuggono ai cosiddetti tamponi antigenici, che sono a pagamento, ancora in mano praticamente ai laboratori privati. Voglio dire, bisognerà mettere mano a questa materia, perché intercettare i pazienti che ci riferiscono sintomi o ipotetici contatti, intercettarli subito e dare, dico, il più velocemente possibile risposta, entra nel gioco fondamentale, il meccanismo fondamentale, cruciale, la cerniera più importante che ci consente di fare prevenzione, che ci consente di intercettare, che ci consente di bloccare le persone, che ci consente di prevenire la diffusione del virus prima nella famiglia, poi nell'azienda, poi nell'ambito territoriale. Ecco, Da un qualche ruolo giorno. importante infatti lo svolgete proprio voi, medici di medicina generale. Lei parlava di tamponi antigenici, vogliamo fare anche la differenza tra, ecco, i classici tamponi molecolari e questi ultimi, insomma, che poi si possono fare privatamente. L'optimum, da un punto di vista della specificità, ma anche della selettività, è il cosiddetto molecolare, che intercetta l'RNA del virus sulle vie respiratorie, cioè attraverso l'esame di materiale raccolto col tampone nel naso e nel rinofaringe, da questo esame si giunge poi all'indicazione dell'RNA, che praticamente ci permette di identificare il virus. Sono altamente specifici e anche altamente selettivi. Sono praticamente l'optimum. Sono però costosissimi. Ecco, questo è l'aspetto negativo, e anche il risultato è lento. A volte occorrono fino a 48 ore per avere il risultato. I cosiddetti antigenici invece vanno a selezionare delle proteine praticamente, contro cui il nostro organismo virale, contro cui il nostro organismo produce degli anticorpi. Quindi sono molto più economici e in effetti anche più veloci nella loro esecuzione. Ma sono Quindi affidabili come il tampone molecolare, dottore? si parla di un 90% di affidabilità per quello che riguarda i tamponi antigenici e di un 95% di selettività, cioè voglio dire un tampone antigenico positivo può praticamente dare una positività anche per un virus corona di altro tipo. Però, ecco, dalla mia esperienza ho visto che quando un tampone è negativo, nella gran parte dei casi, nella quasi totalità dei casi, c'è una risposta negativa anche al molecolare. Quindi altissima sensibilità, e poi via via che stiamo andando avanti, anche gli antigenici stanno perfezionando. Sono allo studio i cosiddetti salivari, però pare che lì sia la specificità che la selettività sia un po' più bassa. Quindi i due riferimenti in questo momento fondamentali sono l'antigenico e il molecolare. Tuttavia, voglio dire, le USCA, ripeto, sono in grande affanno. Il personale di USCA è molto limitato, hanno mezzi esigui, il territorio è vastissimo, per cui auspichiamo che si possano implementare i numeri di medici che sono presenti nelle USCA. Peraltro, io mi affaccio all'inverno, noi ci affacciamo all'inverno. Quando arriverà, e ancora non c'è, grazie a Dio, l'epidemia influenzale, ecco, di questa anche bisognerà parlare. Avremo difficoltà serie perché le chiamate che ci arrivano per quello che riguarda la sintomatologia dell'influenza, ecco, sarà complessissimo, sarà difficilissimo poi veramente fare diagnosi precoce differenziale fra quello che è l'influenza e l'eventuale ipotetica infezione da coronavirus. Ecco perché noi ci abbiamo tenuto fortemente ad iniziare la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Però abbiamo dovuto iniziare anche a interromperla, devo anche denunciare in maniera molto forte anche a nome degli altri colleghi di medicina generale. Abbiamo avuto un numero limitato di vaccini, un numero esiguo di vaccini. Ognuno di noi ha ancora almeno un centinaio di persone ultra 75enne da vaccinare, sono finiti i vaccini che ci sono stati forniti dall'ASL. Auspichiamo che quanto prima ci possano praticamente fornire altri vaccini. Abbiamo ogni medico di noi almeno più di 100 ultra 65 anni ancora da vaccinare, e poi ci sono
fragilità, e quest'anno era stata individuata anche un'altra fascia, quella che va da 60 ai 75 anni. Ripeto, per il numero di vaccini che ci hanno fornito, noi siamo senza vaccini, quindi siamo costretti quotidianamente a dire alle persone che non abbiamo vaccini. Questo è molto grave, quando invece noi stessi abbiamo sollecitato fortemente la popolazione ad effettuare il vaccino, ed è un'arma, una strategia cruciale, fondamentale, perché ci è consentito innanzitutto di creare delle difese contro il virus influenzale. Per cui è chiaro che se i pazienti, se i soggetti riescono a infettarsi di virus influenzale con una presenza di scarsi di ma non infettarsi proprio, ecco, se dovesse poi arrivare anche l'altro virus, ci trova più forti. Ma soprattutto nelle nostre mani vi è la possibilità di una diagnosi differenziale sicuramente migliore. Quindi la campagna si è interrotta non per nostra diciamo, volontà, ma perché mancano i vaccini. Ecco, questa denuncia io devo farla in maniera forte, ripeto, anche e soprattutto a nome di tanti colleghi che in questo momento si disperano. E dobbiamo rispondere quotidianamente, non abbiamo i vaccini, ai tanti pazienti che ci bussano e che quest'anno hanno avuto un'altissima sensibilità nel chiederci di vaccinarci, cosa molto molto grave. E l'ASL cosa vi ha comunicato, dottore? Vi ha dato delle risposte, magari L'ASL, anche dei tempi? il nostro interfaccio quotidiano è il distretto, che però a sua volta poi in effetti si collega, è correlato all'ASL. Beh, l'ASL ci ha detto che stanno per, ma questo stanno per dura ormai da 15 giorni. Avremo, ripeto, co per come abbiamo iniziato, completato in maniera veramente a tappeto quest'anno, ecco, la nostra campagna. Per dirvene, io avrei dovuto eseguire 680 vaccini, ne ho fatti appena 400. Quindi ci sono 280 persone di quelli che io ho individuato fra 8 a 65 anni e fragili, quindi cardiopatici, broncopneumopatici, pazienti con patologie croniche, pazienti affetti da patologie neoplastiche. Voglio dire, al di là dell'età, vi sono anche tanti pazienti che per le loro condizioni cliniche hanno proprio necessità di fare questo vaccino, a cui ho dovuto dire sono finiti. E quindi questa cosa spero la si risolva in breve, perché per dicembre io penso che incominceremo a vedere i primi casi di patologie influenzali in un momento in cui c'è un'escalation peraltro della diffusione del Covid nelle nostre zone. Quindi un bel pasticcio da cui bisognerà uscire quanto prima. Penso che il dottore Capano possa essere anche lui d'accordo su questo aspetto, perché è un'arma che abbiamo, ma alla fine finisce per non essere eseguita, perché poi una vaccinazione eccessivamente tardiva è inutile. Il vaccino, una volta inoculato, ha dei tempi perché possa essere efficace, perché possa muovere i giusti anticorpi all'interno dell'organismo, e noi stiamo tardando e tardando anche in maniera irresponsabile. Ecco, questa è la mia preoccupazione. La gente sta Bene, rispondendo, devo dire la sensibilità. torneremo a parlare con lei di vaccino, anche di altre insomma, domande che poi mi piacerebbe discutere con lei, ma adesso vorrei fare una domanda invece al dottor Capano. Dottore, allora andiamo nel dettaglio di questo terribile virus che ci sta coinvolgendo purtroppo da più di 8 mesi. Allora, sembrerebbe una domanda scontata, ma secondo me non lo è, perché ancora oggi si fa fatica a capire effettivamente quali siano i sintomi esatti che possano poi decretare la malattia dell'infezione da coronavirus. Detto da uno pneumologo, credo che forse abbia un po' più effetto verso chi ascolterà questa trasmissione. Ecco, possiamo dire un'ennesima volta magari quali sono effettivamente i sintomi di una persona contagiata da Covid-19? Innanzitutto voglio ribadire un concetto che ormai è chiaro a tutti, che è un virus estremamente contagioso. C'è un indice di contagiosità almeno 3 volte rispetto a quello là del virus influenzale. Cioè, se uno ha un virus influenzale può contagiare una persona o c'è un indice di 1,5. Un paziente con Covid può contagiare facilmente 3 persone. Quindi diventa un contagio di tipo esponenziale. È un virus molto aggressivo che però in relazione ad altri, innanzitutto alle caratteristiche genetiche dell'ospite, ma anche a quello del suo sistema immunitario, di come è attrezzato il sistema immunitario a rispondere all'aggressione del virus stesso, è che
legato alla genetica, ma è legato anche a tutta una serie di fattori di rischio, perché come tutti sappiamo, il paziente obeso, il paziente diabetico, il paziente cardiopatico, il paziente che ha disturbi respiratori come la broncopatia cronico-ostruttiva, come il paziente con scompenso cardiaco, ecco, questi sono tutti fattori di rischio. Non parlate poi di tubercolosi o per le terapie che fanno, hanno un sistema immunitario, diciamo, compromesso, con livelli di gravità che sono vari, logicamente, individuo a individuo. Per cui, diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi, i pazienti sono o asintomatici o, come viene detto, paucisintomatici, cioè sviluppano pochi sintomi che sono simili a quelli dell'influenza, nel senso che hanno tosse, hanno febbre, hanno mialgie, hanno mal di gola, Una delle caratteristiche differenziali è sicuramente la comparsa di disturbi dell'olfatto, cioè il paziente può perdere l'olfatto, oppure che si chiama anosmia, in termine tecnico, oppure possono avere delle parosmie, cioè hanno un'alterazione dell'olfatto, e questo è molto caratteristico. Sentono odori molto strani, o non li sentono affatto, per esempio, odori forti, non li avvertono. E poi a questo si può associare dei disturbi del gusto, nel senso che o non si provano proprio i sapori, cioè anche il piatto molto salato è completamente non saporito per i nostri pazienti, o ci sta un'alterazione, una disgenosia, come viene detto, un'alterazione del sapore, per cui un sapore dolce, che dovrebbe essere una pietanza dolce, si apprezza amara e così via. Questa alterazione dell'olfatto e del gusto è caratteristica di questa patologia. Spesso è anche molto precoce. Pazienti con pochi sintomi, cioè con tosse lieve o modesta, con fibromialgie, febbre 37, 37 e mezza, al di sotto dei 38, sono cosiddetti paucisintomatici. Se questi hanno anche, oltre a questi disturbi, questa alterazione del gusto e dell'olfatto, devono allarmarsi. E questo qua è uno dei segni precoci ed è molto importante perché la popolazione deve sapere che nel momento in cui compaiono questi disturbi, il sospetto di aver contratto il Covid-19 è molto reale. Per cui bisogna poi intraprendere tutto quel percorso a cui già accennato il dottore Sica, cioè quello di avvertire il medico curante rimanendo a casa, il medico curante allerta le USCA, cioè questa unità di assistenza domiciliare, le USCA vanno a fare il tampone a domicilio, questo diciamo stabilisce la legge. Per cui se il tampone è negativo, non ci sono problemi, viene curato con un'influenza. Se il tampone, le USCA fanno un tampone di tipo molecolare, quindi molto più affidabile, è positivo, e allora il paziente paucisintomatico, cioè con pochi sintomi, rimane a casa e viene curato fondamentalmente dalle USCA in collaborazione anche con il medico di medicina generale. Però in una certa percentuale dei casi la situazione si aggrava, diciamo, lo step successivo è la comparsa di che cosa? Di affanno da una parte e poi di una dispnea, come noi la definiamo, da una riduzione della saturazione in ossigeno. Tant'è che tutti i pazienti con Covid, anche paucisintomatici, noi gli consigliamo di tenere un saturimetro a casa, un saturimetro che permetterà di vedere, per esempio, se da una saturazione normale, che intorno per un adulto giovane, non con affezioni respiratorie o cardiache frequenti, su 97-98%, se questo dato, questo valore, scende al di sotto del 95-94%, significa che c'è una compromissione a livello polmonare. Il problema qual è? Un po' il gap che c'è sta adesso. È che in effetti, anche se questo succede, gli viene nonostante tutto consigliato ossigeno a casa, no, e magari una copertura antibiotica. La svolta, diciamo, in termini di gravità, dal passaggio dei sintomi delle alte vie respiratorie a quello delle basse vie respiratorie, quindi la comparsa di una polmonite, invece è un fatto molto allarmante e dovrebbe essere sempre effettuato in questi casi un attacco del torace, magari l'usca,
attraverso un percorso prestabilito che adesso non si riesce nemmeno ancora ad articolare, prendere il nostro paziente Covid positivo, portarlo in ospedale, Covid, fa la TAC. Se effettivamente è presente, perché il paziente desatura, c'ha dolore toracico e c'ha fame, una polmonite interstiziale bilaterale, che è classica di questa malattia, il paziente necessita di essere ricoverato. Anche se non sta malissimo, anche se il paziente non è quasi in coma, come succede spesso, li portano in ospedale quando la situazione è già grave. E questo perché? Per un semplice motivo, che in ogni caso la polmonite interstiziale bilaterale, se non viene trattata sufficientemente a domicilio, lascia dei segni estremamente importanti, quello che noi definiamo la fibrosi interstiziale. Cioè, laddove ci sono stati gli infiltrati virali, l'infezione virale, quei tessuti si trasformano in cicatrici, quindi una parte di polmone si perde e questi pazienti si porteranno dietro, no, queste sequele, queste conseguenze, magari per tutta la vita. Quindi bisogna intervenire quando c'è il sospetto della polmonite interstiziale, bisogna intervenire precocemente. E questo è definito da aumento della tosse, rialzo febbrile, affanno e desaturazione, e questo è estremamente importante. A quel punto il paziente è ospedalizzato e quindi necessita di terapie molto più intensive, oltre che l'ossigeno, il casco, la ventilazione meccanica. Credo che lasciare a domicilio questi pazienti, che non sono ancora agonizzanti, come periodo non sia scientificamente e anche concretamente corrette. Questo è un dato che esiste. Quindi il messaggio che bisogna dare alla gente che ci ascolta è quello di avere degli elementi per capire subito, no, se hanno avuto un contatto con il Covid. Abbiamo detto quali sono gli elementi, e nel momento in cui c'è un peggioramento, cogliere subito i segni e i sintomi di questo peggioramento ed allertare l'USCA o il medico di medicina generale, per poter affrontare questa nuova emergenza a cui stanno andando incontro. Ecco, dottore, una curiosità, perché tra tutti quelli che contraggono il virus alcuni restano asintomatici e altri addirittura possono morire? Allora, le statistiche un po' ce lo dicono, insomma, no? Perché la stragrande maggioranza degli adulti e quindi giovani, in pratica sono spesso asintomatici o paucisintomatico, perché magari sono sani, quindi hanno un sistema immunocompetente che funziona bene, riesce, diciamo così, a difendersi dal virus. Però ricordiamoci che tante persone, adulti giovani, io parlo di quarantenni, 45enni, 50enni, magari semplicemente obesi o con una lieve o modesta ipertensione, un po' di diabete, noi anche amici nostri cari li abbiamo perduti. Voglio dire, fattori di rischio anche non gravissimi possono predisporre quindi a un crollo delle difese immunitarie, una maggiore aggressività del virus stesso. L'altro messaggio che dobbiamo mandare ai nostri ascoltatori è che non devono in questa fase assolutamente sospendere le terapie che stanno facendo per le varie patologie, che siano essi cardiopatici, broncopatici soprattutto, asmatici, anche quelli che fanno terapia biologica per malattie, ad esempio, autoimmuni. Assolutamente le terapie non vanno sospese. Altro messaggio ancora, quello che è molto sbagliato è il fai da te. Ci sono molti Covid positivi giovani che cercano di gestirsi la terapia perché hanno letto su internet che già i primi sintomi bisogna fare la copertura antibiotica, il famoso Zitromax, bisogna fare l'eparina a basso tassone molecolare, i cortisonici. Ecco, i cortisonici vanno trattati in modo oculato dal punto di vista terapeutico. Perché ricordiamoci che abbassano un po' la difesa immunitaria, anche se in una fase più tardiva riducono quello stato di infiammazione che può portare, come noi sappiamo, a quella tempesta, diciamo, citochimica, che porta sia al collasso della struttura polmonare che a tutti quegli eventi, diciamo, vascolari,
la CID, le trombosi disseminate e quant'altro. Quindi una prima fase sicuramente non va fatto, poi una seconda fase quando già abbiamo i segni della polmonite, abbiamo le desaturazioni e poi logicamente se il paziente è ricoverato in stato grave il cortisone va utilizzato. Come anche la calcevarina, cioè utilizzata nelle prime fasi non ha senso e come anche l'antibiotico se non c'è una sovrapposizione batterica, cioè la comparsa di tosse con espurgo giallastro che ci fa pensare quindi all'infezione anche batterica. Questi sono tutti messaggi che devono essere, come si dice, chiari e recepiti anche e soprattutto dai giovani, che sono quelli che adesso si ammalano con pochi sintomi ancora di più. Perché giovani con 14-10 e persone anziane spesso evolvono in quadri molto più importanti. Ecco, che cosa ci può dire invece per quanto riguarda i bambini? Abbiamo parlato dei giovani, abbiamo parlato della fascia media, abbiamo parlato degli anziani, ma se dovesse contrarlo un neonato o un bambino, che cosa succederebbe? Cioè, abbiamo sentito all'inizio della pandemia che un bambino rispetto ad un adulto potrebbe sviluppare l'infezione come una forte influenza e non avere danni, insomma, rispetto ad un adulto. Lei che cosa ci può dire in merito all'infezione da coronavirus nei bambini? Sì, diciamo che adesso ci sono tutta una serie di esperienze e di dati della letteratura che stanno dimostrando, in parte già hanno dimostrato, che i bambini si possono contagiare, però sono molto meno contagiosi degli adulti, hanno dei sintomi limitati, soltanto in alcuni casi, in bambini con fattori di rischio, si è visto che ci possono essere degli eventi, quelli definiti vasculiti, come la malattia di Kawasaki, che è stata vista in certo gruppo di bambini ricoverati, soprattutto in America o in Nord Europa per la verità, anche in Italia ci sono stati, se non mi sbaglio, nel periodo di marzo, di febbraio-marzo, una ventina di casi. Si pensa che i bambini difficilmente contagiano gli adulti, mentre è più facile che gli adulti contagiano i bambini. Diciamo che i bambini sia i neonati diciamo, acquisiscono una loro immunità molto forte sia attraverso il latte materno, no? E alla nascita, perché diciamo, hanno un'immunità abbastanza primitiva di tipo cellulare, è molto forte. I bambini di età scolastica, sono tutti bambini che già hanno fatto una serie di vaccinazioni e sappiamo che le vaccinazioni già di per sé, no, stimolano il sistema immunitario e creano, oltre che diciamo, una difesa specifica a quella malattia, anche uno stato di potenziamento del sistema immunitario stesso. E questo qua è un dato molto importante. L'altro dato ancora si è visto che nei bambini diciamo, i recettori ACE2, quella a cui il Covid-19 si lega, no, attraverso lo spike, quelle soppressioni, come sappiamo, di cui li chiamiamo coronavirus per questo motivo, sono molto di meno e quindi anche se arriva una carica virale, sono molto di meno, è molto di meno la quantità di virus che si lega a questi recettori e quindi può indurre l'infezione stessa e quindi diffonderla. Quindi i bambini sono meno contagiosi e difficilmente contagiano gli adulti. Questi sono gli ultimi dati della letteratura. E dal punto di vista invece aggressivo del virus nel bambino quando viene contratto, come si sviluppa la malattia? Cioè può avere le stesse problematiche di un adulto oppure, come vi dicevo, nella mia domanda, è possibile che il bambino possa sviluppare un'influenza molto forte? Allora, può sviluppare un'influenza, una sindrome simile influenzale, no? Con tosse, febbre alta, mialgie, faringotimie e quant'altro, però casi di polmonite bilaterale in bambini o in neonati sono veramente rarissimi. Sono state riportate alcuni case report sia in America che mi pare in Svezia ultimamente, però l'incidenza è veramente quasi pressoché vicino allo zero, insomma. Quindi sviluppa una sindrome simile influenzale, per questo non c'è dubbio.
Perfetto, grazie dottore Capano. Poi tornerò a farle qualche altra domanda. Intanto ritorno dal dottore Sica per analizzare anche le tante guarigioni, insomma, che riscontriamo nella nostra regione. Di questa sera il dato di 2.255 guariti. Dal coronavirus si guarisce velocemente in questa seconda fase, abbiamo notato, rispetto alla prima ondata, se possiamo fare questa differenza, insomma, per capirci, per intenderci. Io sono sempre attento sugli aspetti positivi ovviamente delle vicende, ma per la mia impostazione professionale guardo a quello che può esserci utile soprattutto per prevenire i danni. Allora, il dato che mi colpisce di più è l'affollamento degli ospedali e l'incremento delle terapie intensive. Ovviamente gioisco quando vedo i tanti positivi ed è una nostra gioia perché significa che in qualche modo sono usciti fuori da questo tunnel, sono guariti, spero in maniera definitiva, e su questo ci sono molti aspetti della ricerca per capire per quanto tempo conserveranno gli anticorpi che immunizzano. Tuttavia, quello che turba noi tutti i sanitari in questo momento e che ha poi indotto ad un'attenzione massima fino a giungere alla zona rossa è stata la devastazione che c'è stata nella presenza ai pronto soccorso, nella presenza nelle corsie ospedaliere, purtroppo l'invasione delle sale di rianimazione. Ecco perché l'appello che ci fa, mi collego anche alla impostazione del collega Capano. Ecco, per esempio, in questo momento c'è mancanza di ossigeno. Chi avrebbe mai immaginato che noi avessimo avuto bisogno di ossigeno? Io faccio un appello alla popolazione, chi ha bombole di ossigeno a casa le porti subito alla farmacia di riferimento, perché c'è bisogno di ossigeno. Voglio dire, in questo momento il nostro sistema sanitario si sta rivelando fragile su aspetti che noi non capivamo. Quindi gli aspetti delle guarigioni sicuramente ci devono colpire, ma ci devono però sensibilizzare, soprattutto gli aspetti delle defaianze che in queste ore si stanno rivelando per un'assistenza che in questo momento è in grosso affanno ed è in grossa difficoltà. Cerchiamo di non arrivarci in ospedale, cerchiamo di non entrare nelle sale di riunione, cerchiamo di rimanere ad un livello di governabilità territoriale della patologia. Questa è la nostra missione, questo è il nostro obiettivo. Cerchiamo di non impettarci. Ecco, questo è lo scopo che contraddistingue soprattutto il nostro impegno in questi giorni. Qualcuno ancora purtroppo ha conservato a casa le bombole di ossigeno con la paura che possano essere utili. In questo momento sono utili a persone che hanno, come diceva il collega Capano, una saturazione di ossigeno molto bassa a casa e fanno difficoltà a trovare questo ossigeno. La consegni subito, peraltro vi è un sistema di tracciatura che rende addirittura penalmente perseguibile questo atteggiamento. Quindi la medicina di base in questo momento è alla frontiera di una battaglia grossa, di una battaglia che stiamo combattendo anche purtroppo con pochi, pochi mezzi. Però ecco, sto notando una maggiore maturità da parte della popolazione. Vi è un rispetto maggiore delle regole per quello che riguarda gli accessi ai nostri ambulatori, vi è un maggiore rispetto di regole per quello che riguarda la fruibilità, la fruizione proprio delle strutture di ambulatoriali, di specialistica ambulatoriale, insomma siamo un po' più maturi. Sono però costretto a dire che non c'è una grande maturità sul piano territoriale, sul piano sociale. Come si può, si creano ancora aggregazioni nel paese, come si può, si creano ancora fasce di non rispetto delle mascherine, che invece noi riteniamo una frontiera irrinunciabile in questa. Bene, dottore Sica, grazie come sempre. Un'altra Prego. domanda al dottore Capano, per quanto riguarda, insomma, l'immunità, di questo virus. Ecco, che cosa ci può dire, dottore? C'è qualcuno che dice, che, l'immunità da coronavirus può durare 1 mese, 2 mesi, chi invece di più, chi sostiene invece il contrario? Lei che cosa ci può dire? Una volta contratto il virus, che cosa si sviluppa nel nostro organismo? Comunque, fino a 3 mesi fa, si contavano, mi pare, 15-17 persone in tutto il mondo che avevano avuto una reinfezione, quindi già un indice di ricaduta assolutamente. Adesso ho letto un articolo ultimamente che parlava addirittura che un malato di Covid su 7 può avere una recidiva.
verità è che in pratica ancora studi longitudinali non ci sono su quelle che è la persistenza, diciamo, delle famose IgG, che sono quelle della memoria immunitaria, no, e che garantiscono la protezione da una nuova reinfezione. Però molti dei pazienti che sono stati ricontrollati, no, vari gruppi di pazienti sono stati ricontrollati dopo l'infezione, dopo la polmonite avuta nel periodo, diciamo, di marzo-settembre, in modo statisticamente significativo, avevano ancora presente questi anticorpi. E quindi parliamo di 6-7 mesi, quindi un periodo sicuramente, almeno per questi gruppi studiati, efficace nel garantire una protezione. Adesso la stanno verificando anche nei nuovi vaccini. Nei nuovi vaccini sembra che l'optimum, il target, il gold standard sarebbe di arrivare a una protezione di 9 mesi, con una o due somministrazioni di vaccino in relazione alla tipologia di vaccini, perché sappiamo che i vaccini che saranno usati nei prossimi mesi hanno delle caratteristiche diverse. Ma credo che il virus comunque dà, anche se in modo, diciamo, in modo specifico per ogni paziente, per ogni individuo, in relazione anche alle sue capacità e reattività del sistema immunocompetente, ma si parla sempre di un periodo tra i 6 e i 9 mesi di protezione per il virus, per l'infezione da virus. Per il vaccino si sta tentando di arrivare a questo periodo di protezione che sarebbe efficace per evitare, diciamo, altre manifestazioni di tipo pandemiche. Quindi è Ma scontato. Sì, prego, dottore. volevo aggiungere una cosa a quello che diceva Capano. Ho letto uno studio di coreani che hanno studiato per molto tempo i cosiddetti guariti. Allora c'è stata una sorpresa da alcuni che erano stati definiti guariti, ma in definitiva poi si è andato a vedere che non lo erano. Quindi piuttosto che una reinfezione, si è trattato in alcuni casi di una non guarigione, cioè il virus sta ancora in una forma molto molto subliminare, era presente nel tessuto di questi essi e si è riattivato, per cui in effetti quella che è stata erroneamente definita in un primo momento come reinfezione è come nuova infezione, è stata invece una reinfezione. Quindi da quello che si capisce è tutto ancora allo studio, ci sono ancora molte cose che non conosciamo, ma voglio dire il vaccino. Il grande successo che l'uomo insomma sta in queste ore festeggiando, spero, mi auguro praticamente lo possiamo festeggiare. C'è anche molto scetticismo, vorrei pregare la gente di capire quanti sacrifici e quanti sforzi immani sono stati compiuti in questi mesi passati da parte dei ricercatori che hanno prodotto in pochissimo tempo rispetto a quelli che sono i canoni praticamente della ricerca. Ecco, non mi fate convincere da chi in qualche modo sta già denigrando, sta già parlando male, sta già dando notizie sciocche, stupide, erronee, fuorvianti rispetto al vaccino. Il vaccino, io dico, salverà l'umanità da questa brutta esperienza, questa brutta iattura. Quindi, al bando tutte le ciance, tutti i discorsi erronei, sbagliati, fatti da persone che qualche volta praticamente sono riuscite anche a convincere molta gente. Ecco, vi prego, la nostra unica arma che stiamo aspettando tutti quanti, che praticamente sicuramente farà chiudere una pagina importante, spero presto, su un aspetto cruciale di questa vicenda, è il vaccino. Quindi penso che il collega Capano condividerà con me questa denuncia molto forte che noi dobbiamo fare anche nei confronti di colleghi, purtroppo, che stanno dando notizie sbagliate, c'è qualcuno che parla addirittura di ambulanze che girano a sirene spiegate senza i malati dentro per creare una scena di panico. Ecco, io dico finiamola con queste stupidaggini che stanno riempendo purtroppo anche le pagine dei social. C'è un'intera classe di ricercatori che ha dato il sangue in questi mesi per darci qualcosa che in passato occorrevano anni per avere questi risultati. A supporto di quello che dice il collega Sica, no, giusto per chiarire, non è che si stanno inventando delle cose, no? Voglio dire, con grande sacrificio hanno creato dei protocolli e hanno compattato quelli che sono tutti gli step di verifica. Mentre prima, nella sperimentazione di un farmaco, di un vaccino, venivano stabilite
un cronomonitoraggio, no? A lungo termine. Adesso tutto questo è stato compattato, cioè i dati vengono inviati in tempo reale a quelli che sono gli organismi di controllo. Cioè, nel senso che oggi sicuramente sappiamo che in pratica qual è la reale efficacia a breve tempo, quali sono i reali effetti collaterali, perché mentre prima le verifiche venivano fatte nel tempo, adesso tutto questo è stato compattato, cioè ogni giorno i dati che scaturiscono dal monitoraggio dei pazienti vengono mandati agli organi di controllo. Il studio è compattato, sono dati perché non c'era il tempo per averli. No, c'è stato utilizzato un protocollo di verifica compattato proprio perché c'era questa situazione di emergenza pandemica, ma secondo dei criteri assolutamente scientifici. Quindi su quelli che sono i dati e i risultati che noi oggi abbiamo a disposizione, sicuramente ci possiamo assolutamente fidare. Dottore Quindi Siga, voglio dire, l'appello è appunto a non denigrare, no, a leggere i dati, leggersi i dati della letteratura che vengono ed evitare, altrimenti secondo me ci sono delle grosse corresponsabilità etiche, morali. Questo atteggiamento nichilista e negazionista che veramente oggi come oggi è veramente insopportabile, in considerazione dei tanti amici che abbiamo visto soffrire e dei molti amici che abbiamo visto morire. E questo è per me intollerabile. Dottore Sica, una domanda invece per quanto riguarda l'attivazione della macchina che processa i tamponi molecolari che è arrivata presso l'ospedale civile di Agropoli. Abbiamo notato nel tempo, insomma, da quando è iniziata questa brutta pandemia sino ad oggi, un grande rallentamento, dei ritardi, insomma, tante complicazioni. L'abbiamo anche detto più volte nelle varie dirette che abbiamo effettuato noi di Cilento Channel, alle volte ne abbiamo discusso anche con lei. Ecco, da quando è stata attivata, quindi da sabato scorso, lei che è un medico di medicina generale, dunque deve effettivamente prescrivere il tampone molecolare oppure consigliare effettivamente di effettuarlo, ha notato una velocità, insomma, ha trovato delle migliorie? Lei avrà notato sicuramente nel rapporto con il dottore Capano un rapporto di grande collaborazione, di grande reciprocità. Ecco, questo sta contraddistinguendo i nostri rapporti anche con i colleghi dell'USCA, con i colleghi dei vari organismi territoriali che in questo momento sono in prima linea come noi. C'è un rapporto meraviglioso. Io devo riportare però quello che loro ci dicono. Le unità destinate, il personale destinato a questo servizio è ancora eccessivamente esiguo, per cui se ci sono ritardi legati al territorio vasto, perché sono i nostri territori vasti, e al numero esiguo di personale medico destinato e addirittura di mezzi, di macchine, di mezzi a disposizione, per cui in effetti bisognerà, ecco, far quadrato intorno a questa necessità. E lo si faccia subito, prima che arrivi l'epidemia influenzale, perché in effetti quello sarà un momento vero di difficoltà che noi potremo vivere nel Cilento e nella zona della piana del Tiro. Quindi c'è stato sicuramente un velocizzarsi di cose, la presenza di questa apparecchiatura lì all'interno della struttura sicuramente ha velocizzato, ma siamo ancora a numeri esigui. Siamo ancora a tempi lunghi, abbiamo bisogno di maggiore personale. Ecco, questa è la necessità che voglio riferire, perché Capano in questo sicuramente converrà. La finestra che va dalla nostra intercettare il paziente a rischio, che è nella catena di contatto, a definirlo positivo, quella finestra è la finestra del rischio del contatto. Se noi accorciamo i tempi di quella finestra, abbiamo fatto l'80% del nostro compito di prevenzione sul piano territoriale. Ed è lì, è in quel momento, è in quella fase che noi dobbiamo intervenire. Quindi bisogna accorciare quei tempi. Ecco la risposta alla sua domanda. Noi abbiamo queste difficoltà. I colleghi delle USCA che stanno lavorando benissimo, non bene, benissimo. E ripeto, fra noi colleghi, il collega Capano lo sa, c'è una contiguità giornaliera, c'è un rispetto e c'è un grandissimo rapporto di ottima collaborazione
fra colleghi, praticamente stiamo cercando di dare una mano, però sono preoccupato di quello che potrà accadere quando la patologia respiratoria invernale creerà delle difficoltà. Io lancio questo allarme oggi perché in effetti si possa provvedere per i tempi. Dottore, un'ultima domanda e poi magari vi faccio lasciare comunque un messaggio da parte vostra per i Per telespettatori. esempio, se posso, per Prego. esempio, sarebbe utilissimo dotare i medici di medicina generale di kit che ci permettono quantomeno di diagnosticare l'influenza, sono dei kit rapidi che ci permettono di fare diagnosi di influenza, che potrebbero esserci utili nella fase della diagnosi differenziale. Ecco, questo potrebbe essere, vanno colmate le difficoltà che noi abbiamo. Quindi esiste un test per differenziare eventualmente una probabile influenza da coronavirus? C'è la possibilità di fare diagnosi di influenza, di virus influenzale praticamente in ambulatorio, ed è un kit anche molto semplice, ci potrebbe tornare molto utile. Ma questo kit è reperibile anche personalmente, nel senso che se un cittadino va in farmacia lo può comprare oppure deve venire dal medico di medicina generale per effettuarlo? Certo, io ricordo benissimo che negli anni passati c'è stata la possibilità anche di acquistarlo in farmacia, c'è questa possibilità, però ovviamente nelle nostre mani ha un ruolo ed ha un'importanza fondamentale. Perfetto, un suo parere sull'apertura prossima il 24 novembre delle scuole, mi riferisco alla scuola per l'infanzia e prime elementari. Ecco, tanti sindaci del Cilento si stanno un po' opponendo a questa decisione. Oggi abbiamo ascoltato Stefano Pisani, sindaco di Pollica, nonché membro dell'ANCI Campania e componente della task force regionale, il quale insomma ci ha riferito che si sta ragionando su questa probabile riapertura anche in vista dei prossimi dati che ci fornirà, insomma, il bollettino regionale nei prossimi giorni. Lei che cosa ne pensa, dottore? Io vedo anche qui molta confusione, c'è un numero verde a cui i genitori stanno chiamando per fare i tamponi, gli antigenici ai bambini, ma anche per quelli per il personale. Ci sono difficoltà enormi anche per farsi rispondere da quel numero verde. Stamattina ho sentito che a quel numero lì stanno chiamando anche persone che vogliono altre notizie, vogliono sapere il tamponi, per cui si è intasato. Il sistema non funziona già dall'inizio, praticamente bisogna porre riparo. Però ecco la mia personale. La scuola è un punto di difficoltà, un momento di difficoltà reale e nella nostra società cilentana rappresenta alla fine, nel momento in cui c'è la mezzanotte rossa, poi l'unico punto di aggregazione che si potrebbe creare. Io più che i banchi avrei acquistato antigenici, avrei acquistato test per i bambini, per testarli all'inizio e nel corso dell'anno, perché se noi abbiamo la sicurezza di immettere nella scuola bambini tutti negativi, quello è un modo anche per testare le famiglie che stanno alle spalle dei bambini. Quindi più che i banchi, che mi sembrano veramente delle risorse sprecate, io avrei acquistato test antigenici, avrei testato i bambini fin dall'inizio e li avrei poi testati nel corso dell'anno. Sarebbero stati sicuramente soldi spesi meglio. Oggi c'è questa iniziativa, io dico di chiamare a quel numero verde per prenotare i test, dico di farlo, molti non lo stanno facendo, invece secondo me va fatto. Vanno testati i bambini, vanno testati gli insegnanti, vanno presi in considerazione i dati e va deciso. Nessuno di noi ha la bacchetta magica, nessuno di noi ha la soluzione, la migliore di tutte, dobbiamo scegliere quella, la meno peggiore. Ecco, questo è il risultato. Però dico, se c'è stata la disponibilità in questo momento di test antigenici da poter effettuare in scala generale, ecco, io dico, facciamoli, sfruttiamoli, se il numero non funziona, denunziamo questa cattiva funzionalità di questo numero. Se il sistema non funziona lo denunciamo, ma ecco, voglio dire, incominciamo ad attivare. Non possiamo rinunciare per tutto l'anno scolastico all'educazione dei nostri figli. Questo è un dato su cui bisogna riflettere, soprattutto dei bambini che incominciano a scrivere. Nessun computer, nessun sistema a distanza potrà insegnare ai bambini l'ABC, sarà un bruttissimo ricordo di impatto negativo, voglio dire, con l'educazione. Pensiamo ai due risvolti, a quello sanitario e a quello educativo. Oggi denuncio una difficoltà di accesso a questo sistema di monitoraggio,
che credo debba essere risolto quanto prima. Sulla posizione dei sindaci, beh, io dico c'è anche tanta confusione. Questa confusione non fa nient'altro che creare allontanamento. Io ho sentito moltissimi genitori che non li porteranno in classe i figli. Quindi, allora, se in questo momento si assumono delle decisioni da parte di chi ci governa, e giustamente sono decisioni sofferte, allora se si instaura un meccanismo, se si instaura un processo, questo processo deve funzionare, perché se già non funziona, allora tutto si ferma e tutto va in difficoltà. Ecco, questa è l'esperienza che stiamo vivendo in questi giorni. Perfetto. Dottore Capano, prima di salutarci, un suo messaggio, se c'è qualche altra cosa, insomma, che lei vuole dire ai telespettatori di Cilento Il Channel, insomma, si messaggio a sente questo di... punto, Prego. cioè, il messaggio, voglio dire, è chiaro, no? Diciamo, si deduce da quello che è stato detto fino adesso. Ci sono problemi organizzativi nell'affrontare, diciamo, questo tipo di epidemia. È una malattia, è una patologia particolare che pone tutta una serie di problematiche sul piano della diagnosi e della terapia e sicuramente dell'organizzazione sociosanitaria per poterla combattere. Però in tutto questo c'è un elemento fondamentale, ed è quello della prevenzione. Voglio dire, se noi adesso possiamo esercitare una forma di lockdown soft, no, credo che avremo un appiattimento della curva. L'altro lockdown, quello completo, ci aveva portato a una drastica della curva. Ma che è successo? Che alla fine del lockdown i nostri figli, i nostri nipoti, hanno ricominciato a fare una vita come era quella precedente, e oggi non è più possibile poterla fare per un lungo periodo. I giovani e anche quelli che adesso ancora non credono a tutto quello che sta succedendo devono rendersi conto che la vita deve un po' cambiare nelle proprie abitudini. Il distanziamento, l'uso della mascherina, no, ormai ci sono tutta una serie di esperienze e la letteratura internazionale è piena di verifiche, di dati in cui si è dimostrato che le mascherine, secondo le caratteristiche, proteggono l'uno o proteggono chi ci sta di fronte, o proteggono tutte e due, in ogni caso ci proteggono dal contagio, insieme al distanziamento ci proteggono molto di più. Se ci laviamo le mani, anche semplicemente col sapone, perché un'informazione utile, vuol dire il virus ha una membrana, uno strato lipidico, no, esterno, che viene attaccato e disgregato dal sapone, quello che si utilizza per la... Quindi una buona lavata di mani evita, diciamo, che abbiamo le mani contagiate dal virus, e poi queste mani ce le portiamo agli occhi, al naso, alla bocca. Quindi lavandoci le mani, osservando il distanziamento, mettendoci la mascherina, evitando di passarci la bottiglia di vino e di bercela insieme cantando a squarciagola la sera, o scambiandoci le boccate di birra o l'aperitivo, tutto questo diventa indispensabile per non ricadere in una terza fase, pochi mesi. Avremo qualche risultato in termini di appiattimento della curva e poi si riaprirà di nuovo una nuova stagione senza alcun controllo. Per cui un'autocoscienza da parte dei giovani e della gente tutta, diciamo, credo che sia indispensabile da parte delle autorità un controllo del territorio. Io credo che la democrazia in questo momento possa sopravvivere solo se sarà una democrazia forte, nel senso che è necessario un controllo, è necessario che un vigile in ogni piazza, nei momenti in cui si mettono 7 ragazzi e si scambiano o la sigaretta o qualcos'altro o una birra, eccetera, bloccano sul momento, fanno in modo di impedirlo in qualche maniera che poi andremo a decidere. Quindi la prevenzione diventa fondamentale, altrimenti i vari sistemi sociosanitari, ma di tutte le nazioni, e ne stiamo avendo esperienza, non potranno sopravvivere, non potranno sopportare il peso adesso prossimamente di una terza ondata, che poi determinerà già la seconda, avrà dei risvolti sul piano politico ed economico credo drammatici. Una terza ondata, non so dove andremo tutti quanti a finire, e noi dobbiamo pensare non soltanto a noi, ma anche ai nostri figli e ai nostri nipoti. Perfetto, grazie Grazie. dottore, Grazie.
Dottore Capano, grazie. Non so se c'è un messaggio che magari vuole lanciare anche il dottore Sica, e poi vi lascio al vostro lavoro perché so che siete super impegnati, soprattutto in questi momenti. Mi accodo a quel bellissimo messaggio del dottore Capano. Abbiamo saputo chiudere benissimo a marzo, aprile, non abbiamo saputo riaprire perché andava fatto diversamente, ma voglio dire, mo ci siamo, è inutile piangere su parte versata, però dobbiamo fare esperienza di quello che è accaduto d'estate. Ecco, quelle cose che si dicevano, cioè che il pericolo insomma, stiamo vedendo negli effetti sotto i nostri occhi. Allora, prevalga una cosa, condivido con Capano, prevalga il buon senso, prevalga veramente l'autodeterminazione, prevalga un'autocoscienza. Però io dico, e questo è anche il momento purtroppo di una chiamata al senso di responsabilità. Ecco, io dico, ma una multa, ma due multe potrebbero anche in maniera esemplare essere di richiamo a quei tanti giovani che vediamo ancora così, insomma, bivaccare. Però, ecco, questo è un momento in cui tutti quanti insieme diventiamo responsabili rispetto agli altri. Quindi autocoscienza, autodeterminazione, grande soprattutto capacità di gestire in maniera autonoma. Non aspettiamo nulla e nessuno, gestiamocela noi. Abbiamo da dare rispetto ai nostri genitori, ai nostri nonni. Stiamo facendo del danno con dei meccanismi di superficialità e soprattutto di insufficienza. Questo è l'appello, quindi siamo tutti quanti più responsabili, prevalga il senso di responsabilità. Questo è il mio appello sentito forte da medico e da padre di famiglia. Perfetto, dottore Sica, io approfitto della vostra bontà e professionalità, disponibilità anche per lanciare un'altra trasmissione che mi piacerebbe, insomma, condurre sempre con la vostra presenza, magari in diretta televisiva, e dare anche la possibilità agli utenti di Facebook che possano, insomma, fare delle domande specifiche a voi che siete professionisti del settore. Se per voi va bene, io posso impegnarmi affinché ci sia una risposta da parte dei cittadini che possano interagire con voi medici e chiedere eventualmente delle informazioni per essere rassicurati, per, insomma, capire com'è la situazione attuale. Che cosa ne pensate? Siamo assolutamente a disposizione. L'iniziativa credo che sia estremamente utile, anzi indispensabile in questa fase. Sono completamente disponibile. A disposizione, io ci ho già provato, ho già lanciato in maniera provocatoria su Facebook sul mio sito, insomma, qualche domanda provocatoria. Sono arrivate delle domandine provocatorie, ma anche molto interessanti. Allora, discutiamone tutti insieme, discutiamo tutti insieme di quelli che sono i dubbi, di quelle che sono le difficoltà. Ecco, voglio dire, ottimo, facciamo spazio ai dubbi, alle difficoltà, svisceriamole, diciamo. Io sono a disposizione. Perfetto, non avevo nessun dubbio nella vostra disponibilità. Io vi ringrazio davvero di cuore perché potrebbe essere effettivamente di aiuto anche per chi eventualmente si chiede, oggi magari è in quarantena e si chiede tante domande, e quindi è bene che anche queste persone possano interagire eventualmente con voi medici che siete esperti del settore. Io vi ringrazio ancora per la vostra presenza in questo programma, presenza importante perché abbiamo discusso di temi altrettanto importanti, e speriamo di poterci rivedere presto per realizzare ecco, questa diretta proprio con i cittadini del Cilento. Grazie di nuovo per l'invito e arrivederci. Grazie, grazie, gentilissimi, grazie, complimenti. Grazie a voi. Erano i dottori, dottore Enzo Sica, medico di medicina generale di Capaccio Pestum e coordinatore dell'AFT, aggregazione funzionale territoriale, e il dottor Pasquale Capano, pneumologo e responsabile del reparto di medicina respiratoria dell'Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. È tutto per questa edizione del programma Cilento Focus. Ci ritroveremo con un altro appuntamento sempre dedicato a quello che accade nel nostro Cilento. Grazie e arrivederci.